Siamo con Giusy Pino, coordinatrice dell'Osservatorio regionale sulla violenza di genere, e le chiedo oggi la seconda edizione degli Stati generali sulla violenza di genere. Ci può spiegare meglio il senso dell'iniziativa e quali sono i dati in proposito? Allora, il senso dell'iniziativa è quello di creare quello che è d'altra parte l'obiettivo dell'Osservatorio sulla violenza di genere, quello di andare a monitorare sul territorio i dati relativi all'incidenza di questa piaga sociale in Calabria. Un anno di grande lavoro ci ha portato però a individuare delle grosse carenze territoriali che si sostanziano nella assoluta assenza di un metodo di raccolta dei dati, di un metodo sincronizzato di raccolta dei dati relativi tanto all'incidenza dei femminicidi quanto all'incidenza dei reati spia. Non che non vengano raccolti, però le varie istituzioni, i vari enti preposti alla raccolta di questi dati tra di loro non parlano, non se li comunicano e quindi nel momento in cui si ha la necessità di andare a realizzare una mappatura del fenomeno per poter poi intervenire in maniera concreta con le azioni e si ha difficoltà insomma, a effettuare un intervento concreto che abbia dei risultati positivi. E quindi l'idea di questo osservatorio, di questo organismo, è stato quello di mettere a sistema innanzitutto un metodo per la raccolta dei dati e di investire di questa iniziativa tutti quelli che sono gli organismi istituzionali preposti alla raccolta dei dati, che sono le prefetture. È ovvio che le prefetture, senza avere la trasmissione dei dati, non possono concretizzare nulla. E quindi è stato necessario poi pensare anche alla costituzione di una rete territoriale fra tutti quelli che sono gli enti del terzo settore, gli enti istituzionali e le associazioni che sul territorio della regione si occupano della violenza di genere. E quindi si è pensato ad un accordo operativo che sia idoneo a concretizzare gli obiettivi che noi ci prefiggiamo di raggiungere. Grazie. Siamo col Presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso. Oggi gli Stati generali sulla violenza di genere, la seconda edizione, è un'occasione importante per riflettere su questa problematica. Sì, riflettere su questa problematica che è. Rappresenta un fenomeno che non tende a diminuire sia nel paese sia in Calabria. Noi come Consiglio regionale ce la stiamo mettendo tutta per istituire degli organismi che possano sensibilizzare al problema. Abbiamo anche costituito, oltre alla Commissione Pari Opportunità, anche un osservatorio sulla violenza di genere che sta lavorando bene. Con la Presidente dottoressa Giusipino e poi abbiamo anche, ecco, giusto per segnalarlo, sottoscritto un protocollo d'intesa con ATERP, col Consiglio regionale, con l'Osservatorio per individuare degli alloggi per le donne colpite da violenza. Quindi diciamo, siamo attenti al problema, il Consiglio regionale può, ecco, in questi casi e, diciamo, incidere sulla sensibilizzazione e la partecipazione vuol dire grande attenzione e speriamo che con tutte queste, diciamo, iniziative si possa effettivamente ridurre la violenza di genere sulle donne. Grazie.